Aia, è capitato un po' a tutti di essere punti da un'ape prima o poi. Decisamente spiacevole. Le api però non sono affatto creature aggressive. Se ti pungono è perché le hai spaventate. Questi insetti sono vitali per il nostro ecosistema. Sono impollinatori, quindi molte piante esistono solo grazie a loro. Le api pungono solo per difendersi da una minaccia. Se un'ape ti punge, quindi, è perché ti sei avvicinato troppo. In particolare, ti sei avvicinato troppo al suo alveare. Un alveare può contenere da 50.000 a 80.000 api. Proprio come noi, le api sono pronte a tutto per difendere la loro casa. Non potendo usare allarmi e antifurto sofisticati, le api si accontentano di pungere dolorosamente l'intruso. Quando un'ape punge, rilascia delle sostanze dette feromoni, che vengono immediatamente rilevate da altri esemplari della stessa specie. Se un'ape ti attacca, i suoi feromoni allertano in pochi istanti tutte le altre api nelle vicinanze, che si uniranno subito alle danze, un incontro che farai bene ad evitare. Una curiosità, solo le femmine sono dotate di pungiglione, i maschi sono del tutto inermi. Il pungiglione, infatti, è in pratica un organo per deporre le uova, modificato dall'evoluzione. Anche l'ape regina ha un pungiglione. Le regine sono molto più grandi delle operaie, raggiungendo in media una lunghezza di circa 2 cm, ovvero il doppio delle normali api operaie. Date le dimensioni, verrebbe da credere che la puntura di un'ape regina sia più dolorosa. Vediamo se è vero. Anzitutto, è raro che un'ape regina lasci il suo alveare. La regina, infatti, è il fulcro dell'intera colonia, perché è l'unica femmina fertile. La regina ha due compiti fondamentali per l'alveare. Numero 1, produce sostanze chimiche che tengono unite tutte le api della colonia. Numero 2, depone un sacco di uova, ma proprio tante, fino a 2000 al giorno. La regina viene servita e riverita da tutte le api operaie in ogni momento. Le operaie la nutrono e raccolgono i suoi feromoni, distribuendoli in tutta la colonia per mantenere tutte le api unite e fedeli alla loro regina. Eppure, malgrado il suo ruolo centrale nella colonia e le grosse dimensioni, la puntura di un'ape regina è in realtà meno dolorosa. Solo le api operaie, infatti, hanno pungiglioni uncinati, ovvero, dopo l'attacco, il pungiglione resta conficcato nella pelle dell'intruso. Il pungiglione contiene numerose sostanze tossiche basate sulle proteine. È questo che provoca il dolore e l'immediata irritazione. Se non viene rimosso subito, il pungiglione continua a pompare veleno sotto pelle per più di 10 minuti. Ma come dicevamo, l'ape regina non lascia quasi mai l'alveare, impegnata com'è a deporre uova. Sono le api operaie a dover provvedere a tutti i bisogni della colonia. Ecco perché sono loro ad essere armate di pungiglioni uncinati per proteggere la colonia e tenere lontani i pericoli. La regina deve difendersi personalmente solo quando è attaccata da una rivale. L'evoluzione non ha dotato le api regina di aculei uncinati. Il suo, anzi, è del tutto liscio e non resta conficcato nella pelle, il che è un gran bel vantaggio per la regina. Pessima notizia, però, per qualsiasi malcapitato le capiti a tiro. Siccome il suo aculeo è liscio e non si stacca dal suo corpo, la regina può colpire il nemico ripetutamente. Il pungiglione è collegato all'apparato digerente delle api, al sistema nervoso e ai muscoli, tutte parti vitali. Infatti, se un'ape operaia punge, gli uncini la costringono a separarsi dal suo pungiglione e quindi anche da tutti i suoi organi vitali. Non una bella fine. Il pungiglione dell'ape regina, invece, non resta conficcato, quindi può essere utilizzato più e più volte. La regina, però, pungerà un intruso soltanto se si ritrova da sola, senza operaie che la proteggano, il che è altamente improbabile. Ma qual è il punto peggiore in cui essere punti da un'ape? Un certo Michael Smith ha deciso di scoprirlo. Si è fatto pungere in 25 parti diverse del corpo e ha stilato una classifica del dolore da 1 a 10. Risultato? Il punto più delicato sono le narici, con un punteggio di 9 su 10, seguite a ruota dal labbro superiore, con 8,7. In fondo alla classifica il cranio, il dito medio del piede e l'avambraccio, con appena 2,3. Torniamo però alle api regina. Come fa un'ape a guadagnare la corona reale? La regina in un alveare raramente viene sostituita, visto che vive fino a 5 anni. Per intenderci, una comune ape operaia nasce in estate e vive in media appena 6 settimane. Quando la regina muore o cambia alveare, la colonia deve però rimpiazzarla. E per farlo serve la cosiddetta pappa reale, una sostanza prodotta da api nutrici
specializzate e che viene data in pasto alle larve appena nate. Si tratta in pratica di un super omogeneizzato ad alto contenuto di vitamina B, proteine, ormoni e zuccheri. Dopo averle nutrite per 3 giorni, le operaie selezionano alcune larve e continuano a nutrirle di pappa reale. Le altre passano a una dieta meno specializzata. La pappa reale stimola la crescita delle giovani api, in particolare del loro apparato riproduttivo e degli organi necessari a deporre le uova. Da qui in poi il processo non ci è ancora ben chiaro. Secondo alcuni scienziati, non è solo la dieta reale a produrre la nascita di un'ape regina, bensì il fatto che la loro dieta non includa sostanze chimiche di origine vegetale. Ma una cosa è sicura, non sappiamo ancora al 100% come succeda, ma alla fine solo una tra quelle larve diventa una regina. Quando un'ape diventa regina, per prima cosa dà la caccia alle altre api cresciute nutrendosi della stessa pappa reale. Appena le trova, le elimina. Se emergono più api regine nello stesso momento, afferra il popcorn, perché si scatenerà una lotta degna degli Hunger Games, da cui solo una uscirà viva. Allora la colonia avrà la sua nuova regina. Ma ogni ape ha un suo ruolo vitale. Alcune cercano il cibo, altre si occupano delle larve, altre dell'alveare. I maschi invece devono fare una cosa soltanto: accoppiarsi con la regina. Fino ad allora pasteggiano a suon di miele e non fanno assolutamente niente. Tutto il lavoro è svolto dalle femmine, le api operaie. Sono loro a pulire l'alveare, nutrire le larve, assistere la regina, mettere da parte il miele, costruire celle, impollinare, fare la guardia e nutrire i maschi. Ogni ape sa cosa c'è da fare. Lo sanno perché i loro ormoni attivano parti del loro corredo genetico che guidano l'ape verso uno specifico ruolo e comportamenti ripetuti. La vita di un'ape consiste di 4 fasi. La fase 1 comincia 3 settimane dopo la nascita e l'ape già deve lavorare per pulire la cella da cui è emersa. 3 giorni dopo comincia la seconda fase, nella quale dovrà occuparsi di nutrire le compagne. Questa fase dura circa 1 settimana, fino alla fase 3. Le giovani api cominciano a dare una mano in giro nell'alveare. Ad esempio, sorvegliano le riserve di miele e l'ingresso dell'alveare. Anche questa fase dura 1 settimana. Dopodiché comincia la fase 4, l'ultima, l'impollinazione attiva e la ricerca di cibo. Di gran lunga è questa la fase più pericolosa della loro vita. Devono volare lontano, in cerca di polline da riportare nell'alveare. Ogni volta che si posano su un fiore, le api lasciano un'impronta odorosa. In questo modo capiscono se su quel fiore si sono posate altre api della loro colonia, oppure estranee. Pensa alla confusione di un'ape che si posa 2 volte sullo stesso fiore. Ad ogni modo, la fase 4 è anche molto breve, dura circa 10 giorni, perché è molto stancante. Ultimata la loro breve e laboriosa vita, le api operaie abbandonano per sempre il loro alveare. Se però una operaia dovesse passare a miglior vita all'interno dell'alveare, verrà subito portata via dalle compagne. Se la vita di un'ape può sembrarci molto breve, bisogna considerare che è per il bene della sua specie. A dimostrarlo è il loro successo. Le api ronzano in giro da oltre 130 milioni di anni.